Commento di Maria Santissima al capitolo della presentazione al tempio di San Giovanni Battista. Dice Maria. È la vigilia del giovedì santo. A taluni parrà fuori posto questa visione, ma il tuo dolore di amante del mio Gesù crocifisso è nel tuo cuore, e vi resta anche se una dolce visione si presenta. Essa è come il tepore che si sviluppa da una fiamma che è ancora fuoco, ma non è già più fuoco. Il fuoco è la fiamma, non il tepore di essa, che ne è unicamente una derivazione. Nessuna visione beatifica o pacifica varrà a toglierti quel dolore dal cuore, e tienilo più caro della tua stessa vita, perché è il dono più grande che Dio possa concedere ad un credente nel suo Figlio. Inoltre, non è la mia nella sua pace visione disforme alle ricorrenze di questa settimana. Anche il mio Giuseppe ha avuto la sua passione, ed essa è nata in Gerusalemme quando gli apparve il mio stato. Ed essa è durata dei giorni come per Gesù e per me, né essa fu spiritualmente poco dolorosa. E unicamente per la santità del giusto che m'era sposo fu contenuta in una forma che fu talmente dignitosa e segreta che è passata nei secoli poco notata. Oh, la nostra prima passione! Chi può dirne la intima e silenziosa intensità? Chi il mio dolore nel constatare che il cielo non mi aveva ancora esaudita rivelando a Giuseppe il mistero? che egli lo ignorasse l'avevo compreso vedendolo meco rispettoso come di solito se egli avesse saputo che portavo in grembo il verbo di Dio, egli l'avrebbe adorato quel verbo chiuso nel mio seno, con atti di venerazione che sono dovuti a Dio, e che egli non avrebbe mancato di fare, come io non avrei ricusato di ricevere, non per me, ma per colui che era in me e che io portavo così come l'arca dell'alleanza portava il codice di pietra e i vasi della manna chi può dire la mia battaglia contro lo scoramento che voleva soverchiarmi per persuadermi che avevo sperato invano nel Signore oh io credo che fu rabbia di Satana sentì il dubbio sorgermi alle spalle allungare le sue branche gelide per imprigionarmi l'anima e fermarla nel suo orare il dubbio che è così pericoloso, letale allo spirito, letale, perché è il primo agente della malattia mortale che ha nome disperazione, e al quale si deve reagire con ogni forza per non perire nell'anima e perdere Dio. Chi può dire con esatta verità il dolore di Giuseppe, i suoi pensieri, il turbamento dei suoi affetti? Come piccola barca presa in gran bufera, egli era in un vortice di opposte idee, in una ridda di riflessioni, l'una più mordente e più penosa dell'altra. Era un uomo in apparenza tradito dalla sua donna. Vedeva crollare insieme il suo buon nome e la stima del mondo. Per lei si sentiva già segnato a dito e compassionato dal paese vedeva il suo affetto e la sua stima in me cadere morti davanti all'evidenza di un fatto. La sua santità qui splende ancor più alta della mia, ed io ne rendo questa testimonianza con affetto di sposa, perché voglio lo amiate il mio Giuseppe, questo saggio e prudente, questo paziente e buono, che non è separato dal mistero della redenzione, ma si bene è adesso intimamente connesso perché consumò il dolore per esso e se stesso per esso, salvandomi il salvatore a costo del suo sacrificio e della sua santità. Fosse stato meno santo, egli avrebbe agito umanamente denunciandomi come adultera perché fossi lapidata e il figlio del mio peccato perisse con me. Fosse stato meno santo, Dio non gli avrebbe concesso la sua luce per guida in tal cimento. Ma Giuseppe era santo, il suo spirito puro viveva in Dio, la carità era in lui accesa e forte, e per la carità vi salvò il salvatore. Tanto quando non mi accusò agli anziani, quanto quando lasciando tutto con pronta obbedienza salvò Gesù in Egitto. Brevi come numero, ma tremendi di intensità i tre giorni della passione di Giuseppe e della mia di questa mia prima passione. Perché io comprendevo il suo soffrire, né potevo sollevarlo in alcun modo. Per l'ubbidienza al decreto di Dio che mi aveva detto: taci. E quando, giunti a Nazareth, lo vidi andarsene dopo un laconico saluto, curvo e come invecchiato in poco tempo, né venire a me alla sera, come sempre usava, vi dico, figli, che il mio cuore pianse con ben acuto duolo. Chiusa nella mia casa, sola, nella casa dove tutto mi ricordava l'annuncio e l'incarnazione e dove tutto mi ricordava Giuseppe a me sposato in una illibata verginità, io ho dovuto resistere allo sconforto, alle insinuazioni di Satana e sperare, sperare, sperare e pregare, pregare, pregare e perdonare, perdonare, perdonare al sospetto di Giuseppe, al suo sommovimento di giusto sdegno. Figli, occorre sperare, pregare, perdonare per ottenere che Dio intervenga in nostro favore. Vivete anche voi la vostra passione, meritata per le vostre colpe. Io vi insegno come superarla e mutarla in gioia. Sperate oltre misura. Pregate senza sfiducia. Perdonate per esser perdonati. Il perdono di Dio sarà la pace che desiderate, o oh figli, null'altro per ora vi dirò, sin dopo il trionfo pasquale sarà silenzio e la passione. Compassionate il Redentore vostro, udite nei lamenti e numeratene ferite e lacrime. Ognuna di esse è scesa per voi e per voi fu patita. Ogni altra visione scompaia davanti a questa che vi ricorda la redenzione compiuta per voi.